Bullseye. Ciao a tutti ragazzi, oggi qui con voi c'è Dade Tette. Sono finalmente tornato dalle vacanze, finalmente tra virgolette, perché qui fa un caldo della Madonna, invece in Calabria si stava freschi come una rosa. E oggi siamo di nuovo qui su Pokémon Smeraldo. Come potete vedere non siamo all'ultimo salvataggio, infatti sono andato un po' avanti giusto per allenare e oggi voglio far evolvere Ralts in Kirlia. Ovviamente se faccio così ci metto 15 giorni, quindi Pokémon con Basken e andiamo giù di doppio calcio, così gli apriamo un poco il culo. Allora, che cosa dire? Come ho passato questi 15 giorni in Calabria? Bene, molto bene, il villaggio era molto bello, si stava freschissimi. Ovviamente quando io registro passa gente a random sotto la finestra. Rozzi di merda. Niente, dicevo, sono stato benissimo, si stava belli freschi a qualsiasi orario, anche alle 3 del pomeriggio si poteva stare tranquillamente anche con una maglietta addosso. Il mare era pulito. Ma non ci sfidiamo a te? Clelio, sì, vabbè. Clelio, tua mamma, tua sorella, tuo zio e tuo nonno. Ok, perfetto. Dicevo, si poteva stare con la maglietta a qualsiasi orario e bello, bel posto, mare stupendo. Era pieno, c'era vicino, c'erano le montagne di argilla che si dice che se si cosparge sul corpo faccia bene alla pelle, invece secondo me dà il cancro. No, scherzo, l'ho inventato io. Non ti prego, vabbè, lo sappiamo tutti che io sono fortunato livello 100, eh. Please, madonna, mi fai salire il crimine così. Non mi killare e ti ammazzo la mamma, eh. Per favore. Oh, vedi che quando vuoi possiamo anche ragionare. E finalmente abbiamo un Kirlia. Perché se la memoria non mi inganna, a livello 20 Ralts dovrebbe evolvere, giusto? Sì, via così. Ora Ralts si sta evolvendo. Olè. Mi stava per mancare il respiro, stavo per collassare. A fare il coglione. Ma perché vi registrate tutti al Pokénav? Cioè siete degli stalker della Madonna. Se non vi volessi, come funziona sta cosa? Stronzetti. Oh, non ti rincoglioni. Entriamo in una casa perché la bicicletta mi dà sui nervi. Ok, ciao. Curiamoci e andiamo da quel frocetto di Walter. Allora, come vi dicevo, una volta tornato dalle vacanze avrei iniziato delle altre serie. Probabilmente inizieranno dalla settimana prossima, quindi dal 7, ho curato, non me lo ricordo, sì, inizieranno dal 7. Le serie che probabilmente vi proporrò saranno su Left 4 Dead 2, Minecraft, non in Minecraft Vanilla perché mi annoia a morte, probabilmente la FTB, il pacchetto 1.2.5 che ha fatto la storia e che hanno appena rilasciato da un mese e mezzo, non mi ricordo, e probabilmente vi proporrò quello oltre ad altri giochi come Terraria, che però non ho voglia di far da solo, infatti troverò un partner. Poi che altri giochi? Ovviamente ad ottobre partirà la serie di Pokémon X, infatti approfitto di questo video per ringraziare Matteo, che io probabilmente lo amo o una cosa simile, perché mi ha regalato il 3DS che mi arriverà mercoledì. Oggi è tua mamma troia, non Matteo, cioè Voltorb, vabbè, mi avete capito. Oggi è 31, mercoledì è 4, il 4 agosto mi arriverà il 3DS e prenderò ovviamente Pokémon X, perché ho Pokémon Y, non mi ricordo, no Y perché c'è Ivelta. Sì, cambio un attimo perché devo curare Blaziken un cazzo con Basken. Zaino, vedete che non c'ho un cazzo, invece no, ho anche l'antiparalisi, me l'ero scordata sta cosa. Vabbè, tanto non muore. Vabbè, sì, fai grido di lotta tu, che siamo tutti più felici. Super pozione.
Sì, penso basti, poi al massimo cambiamo dopo. Grido di lotta, me lo puppi in posa. Andiamo giù di fango sberla, giusto per gradire. Ma vaffanculo, pensavo lo udisse di più. Oh, microfono, dov'è che stai andando? Non te ne andare via. Please, perché muori subito? No, non morire subito, cioè mi dai sui nervi quando muori subito. Doppio calcio, doppio calcio. Vabbè, statico che mi prende come se non ci fosse un domani, eh. Fosse una volta che statico andasse a troie, invece no. Non mi killare. Madonna! Bracciere. Adesso io già lo so che adesso dirà che sono paralizzato e mi killa. Eccolo lì, me lo sono chiamato. Dai, please, please, olè. 445, mandiamo un attimo Kirlia, dato che comunque Zuello con un attacco crepa, perché sono di tipo elettro. Mi sa che non la vinco sta palestra, raga. Antiparalisi, ti prego Kirlia, puoi farmi il piacere? Oh, grazie. Stavo dicendo, mi puoi fare il piacere di non morire subito? Secondo me mi ha sentito, probabilmente. Grazie per tua onda, mi sa che te lo pigli anche tu, infatti prendilo in quel posto. Ho Pokémon con Basken, non dovrei. Ti prego. Stronzetto. Doppio calcio, sono più veloce perché tu sei paralizzato e prendilo in culo. Che sei morto. Forse i miei calcoli erano giusti, forse riesco a vincere. Ma Manectric dovrebbe attaccare prima di me perché è abbastanza veloce. E infatti, puttana tua mamma, testo tu un'onda, te lo ficco in culo la prossima volta. Grido di lotta. Madonna, ma perché solo a me? Sì, vabbè, toglimi di più la prossima volta, eh. Allora, non vorrei morire. Solo che. Ah, ma c'è ancora Zuello. Quindi in teoria posso. Oh, ma io ce l'ho qualche revitalizzazione. No. Quindi, cosa faccio? Ah, cazzo, ma c'ho le gassose e non le ho viste. Sono un genio io, eh. Quindi facciamo così. Gassosa. Oh, tu fallire mai, eh. Ovviamente un Dash Shock. C'è il 100% della possibilità di tua mamma. Quindi mandiamo un attimo Kirlia. Speriamo che non muore subito. Speriamo che non muore subito. Non morire subito. Non morire, non morire. Grande Kirlia. Antiparalisi. Attacco rapido, vabbè, pure brutto colpo tu, eh? Sei forte, mi dicono. Zaino, super pozione, mandiamolo al 100%. Ovviamente tu muori al primo colpo perché sei un coglione. Ciao, Suello. Insegna agli angeli come volare. No, aspetta, gli angeli già, in teoria. Vabbè, lascia stare. Bracciere. Brasciere, brasciere, bre. Madonna, ma che è sta cosa? Piglialo in culo, stronzetto. Ah, c'è pure Baccacero. Zaino. Gassosa. Attacco rapido, eh. Ficco in culo un attacco rapido la prossima volta. Ma perché attacchi due volte? Dovrei aver vinto, dovrei aver vinto. Ho vinto. Ho un culo della Madonna. Madonna, sono troppo forte. Vabbè, ragazzi, diciamo che questo video era giusto per riprendere il nostro viaggio su Pokémon Smeraldo. Anche questo video è finito. Volevo inoltre ringraziarvi perché in mia assenza siamo saliti dai 530 iscritti a quasi 700. Infatti siamo sui 670. E vi ringrazio tantissimo. Spero che continueremo a crescere e inoltre vorrei ricordarvi che su Pokémon stiamo sponsorizzando un forum, non perché ci va di farlo, ma perché sta organizzando, cioè ha organizzato un contest che si dividerà in tre prove: la prova spriting, la prova battling e la prova di disegno. E chi alla fine delle prove otterrà più punti avrà come premio una copia di Pokémon X o Y. Vi consiglio di partecipare perché oltre ad essere
un contest mai visto sulla piattaforma di Forum Free o Forum Community, è uno dei forum più belli di Pokémon che io abbia mai frequentato. Ovviamente vi lascerò il link in descrizione perché ve lo lascio sempre. Anche questo video è finito, vi ricordo di lasciare un mi piace, di commentare, di iscrivervi al canale, di condividere quello che cazzo vi pare. Vi lascerò sempre i link che vi lascio sempre, non mi scoccio adesso di elencarli di nuovo tutti. Che le tette siano con voi, datevi saluta, ciao!